La mostra Mente Captus, Spazi e Silenzi dell'ex manicomio di Voghera si articolerà in tre parti. Nella prima sala avremo 18 foto tratte dall'archivio Chiolini. Nella seconda e nella terza sala 60 immagini della struttura attuale in bianco e nero. E nell'ultima sala 15 quadri, 15 opere d'arte realizzati dagli ex pazienti del manicomio. Questo progetto, questa mostra parte nell'ottobre 2014, quindi un anno prima di Urbex, e si conclude nel mese di luglio di quest'anno, quindi 2 anni di pieno lavoro. È stato sempre un desiderio poter entrare all'interno quando ancora era attivo, quando ancora c'erano i pazienti. Non è stato possibile. È arrivata questa opportunità, devo anche ringraziare il direttore Giuseppe De Paoli di Voghera, che mi ha dato questa opportunità di entrare in piena libertà e scattare in 2 anni 10.000 foto. In mostra ce ne saranno 60, nel catalogo 100 immagini inedite. Tra le 60 immagini in mostra, quelle a cui sono maggiormente legata, sono quelle del Salone delle Feste. Inoltre in una teca troverete gli spartiti musicali originali che appartenevano all'orchestra che si esibiva proprio durante i giorni feriali all'interno del manicomio. La mostra rimarrà aperta fino al 1 ottobre 2017, gli orari saranno mercoledì apertura serale dalle 21 alle 24 con percorsi guidati a cura di Spino Fiorito, giovedì e venerdì dalle 18 alle 21, sabato e domenica 10.30, 12.30, 18.21.